vita. Nacque così l'ordine dei Pii Eremiti del Morrone, meglio conosciuti come i Poveri Frati del Morrone, che dopo l'elezione a Papa del loro fondatore furono chiamati Celestiniani. Per il riconoscimento dell'ordine da parte della Chiesa dovette affrontare un lungo viaggio sino a Lione, dove Papa Gregorio X approvò la sua comunità monastica purché nascesse come ramo dell'ordine benedettino. La regola dei frati morronesi era quella dell'ora et labora di San Benedetto, inasprita però da penitenze più dure. Essi indossavano una veste bianca con una sopravveste e cappuccio nero. Sul loro stemma era raffigurata una S intrecciata ad una croce, simbolo dello Spirito Santo. Su questa montagna salirono anche il re Carlo d'Angiò, funzionari della sua corte e delegati apostolici per recare al monaco la notizia della sua elezione a Papa. Carlo II d'Angiò ebbe un ruolo importante durante il pontificato di Celestino. Il Papa, infatti, cedette alle lusinghe di spostare la sede pontificia da Roma a Napoli, con grande dissenso del Sacro Collegio. Il sovrano angioino operò per egemonizzare la persona e l'attività del pontefice a fini politici. L'eremo di Sant'Onofrio, arroccato sul Monte Morrone, domina sul Mona e la Valle Peligna. I pellegrini che qui salgono da secoli sfidano l'erto sentiero intervallato da gradini intagliati nella viva roccia. In alto, l'azzurro del cielo è uno stimolo, una provocazione. Qui il desiderio dell'anacoreta diventa il desiderio di ognuno. Nella pianura sottostante campeggia l'architettura quadrata e massiccia dell'abbadia di Santo Spirito del Morrone, casa generalizia dei monaci celestiniani fino al 1807, anno della soppressione di molti ordini monastici in seguito ad un editto napoleonico. All'interno dell'eremo troviamo una tozza statua di Sant'Onofrio. La molteplice iconografia di questo santo si spiega per la grande devozione che Fra Pietro nutriva nei confronti di tale eremita dell'Alto Egitto dei primi secoli del cristianesimo, che fu modello per molti degli anacoreti che lo seguirono. Ancora all'interno si trova la chiesa di Santa Maria delle Grotte. Oltrepassando nell'abside si giunge a due poverissime cellette, quella di Fra Pietro e quello del beato Roberto da Salle, suo fedelissimo discepolo. Questa chiesetta poggia su una spelonca di nuda roccia ed è il cuore di tutto l'eremo. Qui il santo eremita si ritirava per pregare, si rifugiava per sfuggire alla fama crescente, qui desiderò tornare ardentemente quando cominciò a maturare l'idea della rinuncia al pontificato. L'eremo di Santo Spirito è situato nella vallata più bella di tutto il massiccio della Maiella. Allo sguardo di chi vi giunge salendo da Rocca Morice si offre uno spettacolo di primordiale bellezza. Poco o niente qui è cambiato da quando questo posto uscì dalle mani creatrici di Dio. Qui il silenzio è una cosa viva e palpitante, ed il verde del bosco lo si può non solo guardare, ma respirare e vivere. Su una parte di questa vallata vi è uno strapiombo roccioso dalla singolare forma a tetto, chiamata Parete dell'Orso. Qui, incastonato come un gioiello nell'oro della roccia, sorge l'abbadia di Santo Spirito a Maiella. Parecchi secoli prima della venuta di Fra Pietro da Morrone, questo posto aveva ospitato altri eremiti, attratti dalla bellezza selvaggia del posto e dalla perfetta solitudine. Alcuni studiosi avanzano addirittura l'ipotesi che vi fossero state degli insediamenti preistorici. La facciata della chiesetta delimita l'insieme dell'intero cenobio che si insinua nelle viscere della montagna, sfruttando gli spazi e la forza della roccia per sviluppare la sua complessa architettura. A fianco alla porta della chiesetta vi è ritratto lo stemma dell'ordine celestiniano, una S intrecciata con una croce. Invece sopra di essa si legge una scritta in latino, Porta del Cielo, la stessa che si legge sulla porta dell'eremo del Morrone. Questa scritta è posta a ricordare l'indulgenza plenaria che Papa Celestino accordò ai penitenti di ogni tempo che avrebbero varcato la soglia di Santa Maria di Collemaggio e degli altri posti di preghiera appartenenti al suo ordine monastico. Per più di un secolo, lungo i percorsi dell'eremo, risuonò la salmodia dei monaci,
Qui la fede degli uomini aveva creato una comunità orante e laboriosa che dava la lode a Dio ed amava il prossimo, come fra Pietro Angelerio aveva ardentemente desiderato. Qui egli visse per 44 anni. San Bartolomeo in Leggio è uno dei cenobi della Maiella fondato da fra Pietro. Guardando il complesso da un'altura opposta, bisogna concentrare il proprio sguardo ed il proprio spirito per individuarlo. La sua architettura, così dolce ed ingenua, si fonde infatti con la roccia rossiccia della montagna, quasi un mistico abbraccio. Questo posto è l'emblema e la sintesi di tutti gli umani desideri di fra Pietro: silenzio, solitudine, preghiera. Qui il santo monaco si rifugiava spesso per pregare, digiunare e fare penitenza. Per noi pellegrini di oggi, qui l'incantesimo è totale. Bisogna fare estrema attenzione, poiché basta poco per sconsacrare l'inviolabilità del luogo ed il ricordo del santo uomo. L'unico rumore qui consentito è il fruscio del vento ed il proprio respiro. Innanzi a tale paradiso, la corruzione della corte papale strideva dolorosamente nel cuore del pio eremita. Infatti, una volta eletto papa, Celestino V si trovò obbligato a scegliere tra il potere temporale ed il potere spirituale. Questo lungo travaglio interiore lo portò, all'alba del giorno di Santa Lucia, ad optare per la rinuncia alla guida della Chiesa di Cristo. Il nuovo papa, Bonifacio VIII, geloso del confronto con una tale dura pietra di paragone, ordinò che il pio eremita fosse condotto a Roma sotto buona scorta, ma egli riuscì a fuggire con l'aiuto di due suoi fedeli monaci e riuscì a raggiungere il suo amato eremo del Morrone. Più volte il camerlengo del Papa, Teodorico d'Orvieto, ne tentò la cattura, ma grazie all'appoggio dei suoi fedeli riuscì a raggiungere il Gargano nella speranza di potersi imbarcare per la Grecia, dove né Papa Bonifacio né Re Carlo avrebbero avuto alcun potere su di lui. Qui, dopo un primo tentativo di partenza finito in naufragio, Pietro Celestino ed i suoi seguaci furono catturati per essere trasportati ad Anagni, nel palazzo papale di Bonifacio. Come in tanti altri luoghi, anche qui erano tante le persone che si recavano a venerare il Papa rinunciatario. La sua presenza era punto di riferimento spirituale per molte persone. Per tale motivo il nuovo Papa lo fece rinchiudere nella prigione pontificia di Roccafumone, dove, dopo 10 mesi di una prigionia vissuta da perfetto eremita, Celestino morì il 19 maggio del 1296. La fulgida figura di questo Papa eremita, caso unico nella storia del papato, con la sua rinuncia acclamò a gran voce il messaggio evangelico che contemplava una Chiesa ed un'umanità fondate su valori dello spirito e non su quello del potere temporale. Conscio dell'importanza di questo messaggio, il Petrarca ebbe a scrivere nel suo De Vita Solitaria: «Oh, magari fossi vissuto con lui, fra tanti solitari, con lui solo particolarmente avrei bramato vivere, perché in nessun'altra occasione il mio desiderio è stato più vicino alla cosa desiderata. Non è grande l'intervallo che ci divide, bastava che egli ritardasse o che io mi affrettassi di poco e avremmo percorso di pari passo il cammino di questa vita che egli percorse con i nostri padri».